Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro del Tempio, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Ecco, oggi impariamo qualcosa di importante da Raffaele, l'angelo che ha accompagnato Tobia nel suo lungo viaggio. E poi impariamo qualcosa dagli scribi e soprattutto da questa vedova del Vangelo. Che cosa impariamo da questo angelo Raffaele? Impariamo a benedire il Signore nella gioia, nel dolore, delle cose liete e delle cose avverse della vita. È lui che spiega al vecchio Tobi il senso di quello che è avvenuto, come il bene che lui ha fatto Dio lo ha visto, anche se poi ha avuto quella gravissima disgrazia della cecità e poi anche di non poter recuperare un credito che aveva e poi di avere un figlio in pratica senza moglie, senza una compagna per la vita. Raffaele spiega che anche queste grandi prove rientrano nel disegno di Dio, che Dio ha visto il suo dolore, la sua preghiera e che ha inviato proprio lui stesso, l'angelo Raffaele, ad accompagnare il figlio in questo lungo viaggio in cui ha recuperato i soldi, ha trovato la moglie, la quale Sara è stata liberata dal demonio e poi, tornando a casa, ha guarito il papà dalla sua cecità. E quindi l'angelo non solo fa capire che Dio ci accompagna nelle vicende liete e tristi della vita, ma anche poi ci spinge a benedire il Signore. E arriviamo invece alla messa in guardia di Gesù contro gli scribi. Gesù dice: guardatevi dagli scribi, perché hanno una falsa religiosità, in pratica una religiosità molto precisa, ma il loro cuore
è attaccato all'onore che viene da questa religiosità, dalla loro cultura, perché erano persone molto istruite, conoscevano le sacre scritture, insegnavano gli altri, però c'è un tarlo in tutto quello che loro fanno, che è l'amor proprio, l'amore della propria gloria, ed è una cosa brutta perché strumentalizzano gli altri e perfino Dio per il loro onore. Per questo Gesù dice: guardatevi dagli scribi. Questo per noi è anche un insegnamento di grande attualità, non solo perché noi possiamo cadere in questo tipo di religiosità in cui si strumentalizza Dio più che servirlo, ma anche di attualità perché ci aiuta a capire come dobbiamo accogliere gli altri. Oggi, guidati anche dal Papa Francesco, ma ancor più dal Vangelo, c'è una grande spinta nella Chiesa ad accogliere tutti. Questo viene dal Vangelo, però guardate che Gesù qui dà un altro insegnamento, perché dice: guardatevi dagli scribi, cioè guardatevi dai loro difetti, dai loro vizi. E quindi anche la nostra accoglienza verso gli altri, più profonda meglio è, ma non deve diventare un'azione di rilassamento morale, di passare sopra ai comportamenti negativi che ci sono, perché questo non è un amore vero, non è una vera accoglienza. C'è stato recentemente, non so se voi l'avete conosciuto, un documento del Vaticano approvato dal Papa che ha fatto molto discutere, specialmente negli ambienti tedeschi, in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato in modo solenne, molto circostanziato, che la Chiesa non può benedire le unioni omosessuali, può benedire le persone singolarmente che vogliono fare un cammino di fede, ma non può benedire le unioni omosessuali, come non potrebbe benedire i rapporti mafiosi, i rapporti scorretti. Perché? Proprio per questo principio: noi amiamo le persone, amiamo i peccatori, siamo anche noi tra di quelli, Dio ci ama personalmente, ma non possiamo amare il peccato, avallare il peccato, dire che il male, tanto Dio è misericordia, quindi non c'è tanto problema. Gesù non fa così. Rileggi l'inizio del Vangelo di oggi: guardatevi dagli scribi, perché fanno questo, questo, questo e questo. Loro riceveranno da Dio una condanna più severa. Questo fa parte del Vangelo. Questo ci aiuta a capire il tipo di accoglienza che dobbiamo fare a tutti: accogliere, amare tutti, pregare per i peccatori, pregare anche per noi che siamo peccatori, ma in questa accoglienza non fomentare comportamenti immorali, non fomentare comportamenti immorali, perché si portano le persone lontano da Dio e dalla pace, e a volte dovremo noi rispondere se abbiamo causato questa immoralità. Siccome nella società di oggi questo è molto diffuso, molto diffuso. Io faccio riferimento al movimento omosessuale perché è un movimento che va a dilatarsi, ma il problema non è solo quello, è una mancanza di castità, mancanza di rispetto dei poveri, eccetera. Ogni comandamento che Dio ci dà è per il bene e noi non dobbiamo trascurarli, non dobbiamo trascurarli, perché così ci indeboliamo e portiamo anche gli altri verso il male. E poi la cosa bella del Vangelo invece è più bella, diciamo, perché anche quello è importante, è questo elogio che Gesù fa della vedova. Notate il particolare, forse questa vedova nella sua umiltà
forse avrà messo questa piccola offerta quasi di nascosto, defilata, andando via così subito, quasi con un po' di vergogna di non poter mettere qualcosa in più, mentre altri più ricchi avranno messo chissà quanto. Invece Gesù vede il suo cuore, conosce la sua situazione, rimane incantato, affascinato dalla sua generosità, dal suo coraggio, tanto che chiama gli apostoli e con una frase solenne che Gesù usa solo in alcune circostanze, dice: in verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti. Ora questa vedova povera rappresenta lui stesso, perché specialmente nell'Eucarestia Gesù fa così. Gesù viene a noi nella povertà della condizione umana e dà tutto se stesso. Bellissimo quel canto che abbiamo fatto all'inizio, le parole sono di Santa Teresa: amare e donare tutto, come quella vedova, come fa Gesù nell'Eucarestia. E venendo in noi, se abbiamo la fortuna di poter fare la comunione con fede, Gesù ci dà il suo spirito, non solo ci difende dallo spirito degli scribi, ma ci dà il suo spirito e ci rende capaci di amare, di fare della nostra vita un dono generoso a Dio e agli altri. Così sia.